Perché la Germania ha deciso di togliere la parola razza dalla Costituzione. Ecco qui un esempio di notizia uscita sui social, l'abbiamo presa in questo caso dall'ANSA, sì. E questo qui, questa cancellazione, così è stato riportato, è stata decisa per un adattamento linguistico, senza però appunto ridurre la protezione. Allora Ale, entriamo in merito all'argomento, perché poi sono intervenuti, anche la nostra Liliana Segre è intervenuta in merito alla questione, dicendo che invece secondo lei la parola razza deve continuare a far parte della Costituzione. Vai, te da antropologo. Allora, mi hai anticipato l'argomento con cui avrei voluto chiudere, ma a questo punto, giustamente, da giornalista hai preso il là e ne parliamo ora. Però volevo rassicurare chi ci ha scritto che poi dopo rispondiamo a tutti i commenti, perché ce ne sono alcuni molto interessanti e dopo li prendiamo e abbiamo gli argomenti da affrontare. Sulla questione della razza, secondo me è molto collegato a quello di cui parliamo oggi. Abbiamo parlato di inclusività linguistica e del fatto che le parole sono importanti, le parole hanno degli effetti. Il cercare di essere inseriti in delle parole che hanno un potere vuol dire in qualche modo essere rappresentati e entrare a far parte di chi ha ragione a definirsi parte della società. Pensate al fatto che anche ora ci sono dei disegni di legge, ci sono comunque il tentativo di fare delle leggi che possano inserire i reati, ad esempio, per la discriminazione riguardanti l'orientamento sessuale. C'è una discussione, un dibattito su cui adesso non voglio entrare, però il concetto è cercare di essere inseriti in qualche modo nella legislazione, magari di essere inseriti all'interno della Costituzione. Voi sapete che nella Costituzione italiana, come in gran parte delle costituzioni dei paesi occidentali, ci sono degli specifici riferimenti sul fatto che le persone non possono essere discriminate sulla base di alcune loro caratteristiche. Tra queste caratteristiche, molto spesso, come nella nostra Costituzione o nella Costituzione tedesca, c'è la parola razza. La notizia che ha citato Valentina è proprio la questione della proposta di cancellare la parola razza dalla Costituzione. Quindi si va quasi al contrario di quello che abbiamo detto prima, no? Invece di escludere qualcosa dalla lingua e dalla norma più importante che abbiamo, che è quella della la nostra Costituzione. Ora, perché viene fatto questo? Perché dal punto di vista antropologico noi sappiamo, per verità scientifica, che non esiste più di una razza umana. La razza umana è una, è l'Homo sapiens sapiens, su questo c'è una verità scientifica assodata. Quello con cui noi ci riferiamo tendenzialmente come razza, e così come alcuni paesi che sono gli Stati Uniti o di derivazione culturale statunitense, utilizzano il termine race, utilizzano il termine razza, ma in realtà per definire un po' l'etnia, il gruppo etnico, l'etnicità di un gruppo di persone. Quindi da una parte si vorrebbe che dal punto di vista scientifico non utilizzare più la parola razza in Costituzione, perché la parola razza è sbagliata e non è corretta. Dal punto di vista scientifico, bisognerebbe magari sostituirla in un altro modo, sostituirla ad esempio con etnia o con gruppo etnico. Qual è la paura, però, il contrario? Perché tu hai citato Liliana Segre, che io voglio riprendere, poi dopo la mettiamo in descrizione per chi è interessato, che ha risposto al manifesto dicendo che sì, io posso essere d'accordo all'opportunità di togliere la parola razza dall'articolo della Costituzione. Però il suo interesse è quello di ricordare un po' quello che è stato. Liliana Segre dice: mi sono infatti sempre più convinta che proprio quella parola, cifra dei crimini per il Novecento, possa ancora svolgere una funzione di monito contro ogni ideologia razzista, discriminatoria, violenta. Perché qual è la paura? È che togliendo la parola razza dalla Costituzione, allora siano giustificate le discriminazioni razziali. Perché noi abbiamo bisogno di salvaguardare due cose. Uno, la verità scientifica, in questo caso c'è una sola razza umana, e due però gli effetti
Perché io posso non essere d'accordo, non sapere o avere una percezione diversa e quindi pensare che esistono più razze e quindi mettere in atto dei meccanismi per cui attivo delle discriminazioni razziali. Quindi noi abbiamo bisogno però che nel momento in cui togliamo quella parola, poi però non ci siano quelle discriminazioni conseguenti da parte di chi magari pensa che ci siano più razze umane. E questa è una cosa molto difficile da gestire, cioè anch'io sono abbastanza in dubbio su quale sia il modo giusto per comportarsi in questa situazione. Penso che magari la soluzione più adatta sia quella di sostituire la parola razza con etnia, perché noi deriviamo tantissimo, come ho detto prima, dalla situazione politica e culturale statunitense, per cui la razza viene usata al posto di etnia e quindi tu devi difendere il rapporto tra le varie razze, solo che la razza nella lingua inglese non è la stessa cosa nostra e c'è questa differenza di traduzione, in questo caso che è proprio un tradimento questa traduzione. Assolutamente sì, e rimaniamo proprio sull'America a sto punto. Ovviamente non possiamo fare altro, non possiamo esimerci nel parlare di quello che sta succedendo in queste ore in America, no? È stato eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti, il 46esimo, John Biden, e di conseguenza la sua vicepresidente, una donna, per la prima donna nella storia, Kamala Harris. Allora, la prima donna nella storia. Ovviamente l'americano è come lingua è molto distante dall'italiano, però ti voglio lanciare in là per rispondermi a questa domanda. Anche l'italiano, cioè l'italiano, essendo due lingue distanti, anche originariamente distanti, è comunque influenzato dall'americano, cioè avere come vicepresidente una donna, la prima donna nella storia, può aiutare l'italiano e l'Italia ad usare un linguaggio un pochettino più inclusivo? Beh, secondo me sì, perché come abbiamo detto finora, la lingua è influenzata dalla nostra cultura. Ora rispondiamo a alcune domande che parlavano proprio di questo. Però secondo me questa situazione dimostra l'influenza che ha la lingua, l'importanza che hanno le parole per definire la nostra rappresentazione del mondo. Non è solamente la rappresentazione del mondo che crea la lingua, ma viceversa, siamo continuamente parte della spirale. Io qui ho raccolto, ti ho passato prima un paio di tweet che secondo me sono interessanti, perché come tante persone, quelle che fanno il nostro lavoro, sicuramente abbiamo passato gli ultimi giorni a scrollare i social, a seguire notizie e notizie sulle novità che arrivavano dagli Stati Uniti d'America, perché ovviamente hanno delle influenze politiche, culturali e sociali anche da noi. Ho raccolto due tweet che secondo me c'entrano tantissimo con il discorso che abbiamo fatto oggi e che do in pasto al nostro pubblico per sapere loro cosa ne pensano e per capire che riflessioni possano venire fuori. Il primo è questo tweet appunto che riguarda, come hai detto te, l'elezione di Kamala Harris come prima vicepresidente. Questo è un tweet di un'attrice famosissima che praticamente è la protagonista di una serie TV in cui lei praticamente interpreta una vicepresidente donna e lei scrive che per la prima volta quindi la vicepresidente non è più un personaggio di fantasia, non è più un personaggio della narrativa. Cioè, quella cosa assurda è che se tu vedevi fino all'anno scorso un video in cui c'era una vicepresidente degli Stati Uniti, sapevi già che era un'opera di fantasia perché non c'era mai stata una donna in quel ruolo. Quindi questo tweet è stato secondo me molto interessante perché ci ha fatto capire che quel ruolo adesso non è più solamente nella nostra fantasia. Quindi noi abbiamo diritto e abbiamo finalmente la necessità di una serie di parole per definirlo. Magari in alcune lingue come quella statunitense, magari c'è la possibilità di utilizzare delle terminologie neutre. Noi invece, che non abbiamo mai avuto, ad esempio, un presidente della Repubblica di genere No. femminile, a quel punto come la chiameremo quando arriverà? Presidentessa? La Presidente, presidentessa? presidente.
È un problema che in realtà noi dobbiamo risolvere prima, perché il fatto che metà della popolazione mondiale sia fatta da donne, più della metà, ma poi in realtà in questi ruoli sono solamente gli uomini, a livello statistico non funziona, sappiamo che c'è un problema più a fondo. L'altro tweet interessante è quello, questo è un giornalista tedesco che dice, quando l'ho letto all'improvviso mi sono... Ho pensato, ma questo che sta parlando? Lui stava facendo un annuncio dicendo: finalmente abbiamo il second gentleman ebreo, la prima volta nella storia degli Stati Uniti. Dice lui: proprio second gentleman. Non avevo mai capito, non mi ero mai trovato di fronte a questa parola. Ci ho messo un po' per capire qual era il suo significato. Poi ho capito che si riferiva al marito della vicepresidente. Noi siamo talmente abituati alla terminologia americana, alla first lady, che non sappiamo nemmeno magari quando ci sarà una presidente donna come chiamare il marito a quel punto, se avrà un marito. Queste sono parole rivelatrici del fatto che quel ruolo mancava. Il fatto che a quel ruolo si arriva ora per la prima volta nella storia vuol dire che in qualche modo la lingua la deve inseguire, ma se quando ci arrivi tu non adegui la lingua, vuol dire che in qualche modo tu pensi che ruolo sia un'eccezione, sia vabbè, ora è successo, ma poi tranquilli che non accadrà più. Noi abbiamo bisogno di uniformare quella lingua. Io voglio rimettere la questione dei termini di prima. Noi abbiamo bisogno di capire che ministra non è assolutamente diverso da maestra. Non c'è nessun motivo per cui tu non debba usare il termine ministra. Ministra non deve essere una battaglia politica. Ministra è una semplice evoluzione della nostra lingua. Perché è vero, io capisco chi dice mi suona strano. Perché mi suona strano perché non siamo abituati. Se per 4 anni tu sentirai dire la vicepresidente, la vicepresidentessa Kamala Harris, tu ti abituerai. Ma finché questa cosa non accade, non ti abitui, secondo me. Quindi in questo caso è questione appunto di di prendere un po' più confidenza con questi termini, abituarcisi piano piano e certo poi magari anche se le tastiere si adeguano in qualche modo, comunque abbiamo già fatto il minimo, ma abbiamo già fatto tanto perché significa appunto lavorare. Come hai detto te, in visione di, perché l'italiano è anche questo, no? È sì una lingua creativa e come ha detto FQ e come ha ribadito poi anche il nostro collega Diego Mancuso in un suo messaggio, che l'italiano ha tutte le risposte al proprio interno. Alla fine l'italiano è una lingua lungimirante, no? Versatile, lungimirante, che può essere e deve essere il più possibile inclusiva. Esatto, infatti ho Ovviamente con rimesso l'aiuto di il noi commento di giornalisti. Diego. No, assolutamente, perché come abbiamo detto prima è una questione di responsabilità e di abitudine. Io capisco le critiche ed alcune le condivido, perché come ho detto prima, anch'io alcune le mantengo, però secondo me dobbiamo prendere spunto da queste critiche perché dobbiamo avere un approccio culturale, come dicevo, e capire che tipo di norme nuove editoriali creare per le nostre pubblicazioni e per il nostro ruolo. Perché altrimenti non se ne esce. Io, come ho detto, capisco la critica del mi suona strano utilizzare certi termini, certe soluzioni. Abbiamo parlato con FQ che perorava la causa appunto della Shva, perché giustamente l'asterisco in alcuni casi non si può pronunciare. Crea delle difficoltà e capisco anche chi mi dice che ministra mi suona male, sindaca mi suona male, ok, però è anche una questione di abitudine. Non fare niente per paura o non fare niente perché non siamo abituati o non fare niente perché non abbiamo voglia non risolve il problema, perché noi dobbiamo renderci conto che c'è un problema alla base. Il problema è quello della rappresentatività. Se noi non abbiamo la dignità di essere rappresentati, non esistiamo, quindi non abbiamo potere. Non può essere un caso che le donne fatichino a raggiungere ruoli di potere se le
la lingua e quindi la cultura in ritardo da questo punto di Eh vista. sì, Cioè, quindi noi abbiamo un problema giusto. da risolvere. E la lingua e il nostro lavoro editoriale, il nostro lavoro di responsabilità giornalistica può fare un passo in avanti da questo punto di vista. Cioè, quindi noi abbiamo un ruolo. La mia difesa fino a qualche tempo fa era dire, come ho detto prima, vabbè, io non so contro queste cose. Se mi diranno che bisogna tutti usare l'asterisco, userò l'asterisco. Ma chi la deve fare? Chi lo deve fare questo lavoro? Chi ce lo deve dire? Siamo noi che ce lo dobbiamo dire, perché Siamo siamo noi che noi operiamo che in lo questo dobbiamo settore, siamo fare. noi che dobbiamo scegliere tutti insieme o comunque iniziare l'uso di qualcosa. Tu hai fatto prima l'esempio del petaloso e la crusca che diceva è corretto linguisticamente, se la gente inizierà a usarlo, allora potremo implementare. Ma chi è che inizia a usarlo? Cioè, siamo noi che abbiamo il potere e la responsabilità di iniziare a usare certi termini, quindi secondo me noi non dobbiamo più derogare a questi termini, anche se ci suona strano, noi dobbiamo trovare delle soluzioni linguistiche per includere tutti e per non discriminare, perché un conto è la discriminazione di chi si può sentire offeso, e lì manca poco, cioè, boh, io per sbaglio ti ho definito dal punto di vista linguistico un termine non corretto e tu ti offendi, hai ragione, però non ti ho creato quel grosso danno. Guarda, io non so perfettamente come rivolgersi nei confronti di una parola di una persona trans, di una persona non binaria, ora ci arriviamo, e sbaglio il termine, sbaglio l'articolo, me lo fai notare, correggo. Ho sbagliato, non mi hanno insegnato, a nessuno di noi ha insegnato tuttora. Impariamo da ora, insegnateci come dobbiamo dire e adotteremo queste soluzioni. L'importante è non ricevere la rabbia, la censura, tu stai zitto, non parlare, tu non puoi capire, non parlare, tu hai sbagliato finora, non puoi parlare e devi essere tolto. No, insegniamoci No, tutti insieme, curiamo il giornalismo tutti appunto, insieme. assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, quella alla fine, no? Se uno si sente di già dire no, questo è sbagliato, è normale che poi non ci prova o comunque non lo fa. Dobbiamo prendere in mano la situazione noi giornalisti, come sempre. Ora Vale, auguri perché devi rispondere a questa difficilissima domanda di Ludovico. No, l'ho già letta prima, infatti se c'erano i ragazzi di FQ imploravo Vai, leggicela. Però se una persona non binaria vuole riferirsi a se stessa con genere neutro, è problematico usare sempre locuzioni e giri di parole. Un uomo può dire di sé sono bello, una donna può dire di sé sono bella. Perché una donna non binaria non può dire lo stesso di sé? Deve dire sono attraente o qualcosa del genere, ma ha delle possibilità in meno rispetto a chi si identifica in un genere binario. E qui, Questo se è vero. fosse. Sì. No, è vero. Allora, io personalmente non ho una soluzione a questo, però come dicevo prima, siamo quasi in un territorio inesplorato, perché se non magari cominciamo ora a trovare delle soluzioni. L'importante è che quella persona non binaria, se a quella persona non binaria io uso per sbaglio un termine che non è corretto, mi faccia notare l'errore con tranquillità e io possa rimediare. In questo modo noi troviamo insieme una soluzione costruttiva. È vero che deve trovare sempre dei giri di parole, ma forse insieme riusciamo a trovare delle soluzioni linguistiche per risolvere. Stiamo entrando ora in una situazione in cui noi partiamo dall'assunto che non vogliamo discriminare e che non abbiamo la conoscenza assoluta di tutto, quindi pian piano ci dobbiamo insegnare a vicenda come definirci bene dal punto di vista linguistico, È partendo giusto. però, come ho detto, dall'idea che se sbagliamo possiamo correggerci, perché fortunatamente, almeno in alcune parti del mondo, siamo in delle situazioni in cui la discriminazione, solo in rari casi, porta a delle conseguenze gravi e su quelle però non dobbiamo assolutamente derogare e quelle devono finire da domani, per questo è importantissimo che ci siano anche delle leggi che proteggono e Certo, che sì. condannano, ad esempio, le discriminazioni riguardanti l'orientamento sessuale e così via. Assolutamente sì. Che dici? Continuiamo, collega? A Saverio, a Saverio, a Saverio.
Posso vedere di che io ho parlato anche troppo, L'abbiamo fatto grazie. parlare il maschio in diretta. E per fare un discorso veramente femminista, direi che i maschi hanno parlato anche troppo, quindi facciamo parlare anche un po' di più le femmine. A proposito di femmine, ecco chi comanda da noi, ovvero Alessia, la nostra capa amministratrice, che dice: come dico in modo neutro, con la schwa, i miei amici e le mie amiche? Io chiedo soprattutto a Tommaso Ghezzi. Questo dilemma mi assilla. Come cambia l'articolo? Il plurale neutro diventa amiche? Sarebbe interessante sapere se ci sono proposte in questo senso. Questo è difficile. Questo è Questo molto aspettiamo difficile. il commento di Tommaso, se Di c'è, Tommaso Ghezzi. perché torniamo di Diego. Infatti di Diego, sì, infatti lo stavo leggendo. Allora, leggo io. Vai, vai. Allora, Diego Mancuso, la stessa Robustelli, anche da voi citata, ha sintetizzato in tre categorie le resistenze all'uso di ingegnera e altre parole simili. Uno, estetista, insostenibile, Estetica. e poi, scusa, estetica, insostenibile, e ormai con i nomi, e poi nessuno ha il potere di valutare la piacevolezza delle parole. Due, il maschile è neutro, non è vero, il problema fu rilevato già a fine 800. Tre, non so se la forma è corretta o no. Questa è una buona risposta, ma come detto prima, la lingua italiana, che più che lungimirante, ha un lessico viva, però... E poi non lo vediamo più, quindi vedi un po' se riesci a trovare tu, perché la Ha un piattaforma non ci lessico, consente di vedere. sì, l'ho visto, l'ho trovato, ha un lessico vivace e dinamico, contiene tutte le risposte. Sì, no, poi vi mettiamo in descrizione quel documento che secondo me è molto interessante, perché la Robustelli appunto contesta anche alcune definizioni, se la ritrovo così ve le dico subito, che a differenza di quanto suggerito da Alma Sabatini, le forme dottoressa, professoressa, direttrice, siccome sono già entrate nella nostra lingua, nella nostra cultura, nel nostro uso, sono preferibili rispetto alle nuove forme tipo dottora, poeta, professoressa e direttora. Per cui quel suffisso essa era in qualche modo dispregiativo, in un certo periodo, era una sorta di vezzeggiativo, ora anche questo mettiamo tutto in descrizione, però io sono d'accordo con lei, ovvero che ormai sono entrate talmente tanto nel nostro lessico, nella nostra cultura, che sono corrette, secondo me. C'è Tommaso che ha risposto ad Alessia. Ma in maniera evasiva. La mia compagnia, la mia comitiva, il mio reticolo sociale, un po' assomiglia a quella cosa che diceva Ludovico, che ovviamente non ci sono forme adatte. Ma magari non ci sono forme adatte perché non c'era mai stata la necessità, possiamo trovare dei modi per aggirare, però torno al commento di prima, se poi non riusciamo a trovare un modo per non aggirare, apprezziamo la buona fede e il tentativo e non offendiamoci e troviamo insieme una soluzione, ci siamo capiti, capito? Sempre a proposito di Tommaso, torniamo per finire sulla questione razze. La parola razza è ormai legittimata solo in ambito zootecnico. È possibile mantenere pura la razza chianina, ad esempio, in cui i parametri di un particolare spettro genetico sono mantenuti nella riproduzione tra simili. L'umanità in questo senso è assolutamente meticcia, caratterizzata da un mescolamento continuo di patrimoni genetici. Quindi è giusto dire che esiste una sola razza, quella umana, ma altrettanto vero è che in ambito umano non esistono proprio razze. Non ho E niente questo è da quello che si aggiungere, tu. diceva È stato stamattina, no? perfetto. Cioè, Perfetto. Tommaso, posso dire una grande novità di questo 2020? Il dono della sintesi di Tommaso. Cioè, Tommaso, il dono della sintesi. Ci Non ho abbiamo niente da lavorato, aggiungere. dai. Ci abbiamo lavorato. Allora, Va bene. direttore, che Ci facciamo? siamo? Ci siamo, Sì. Vale. Secondo me è stata una discussione Sarebbe ancora interessante. Abbiamo una. tanta, tanta roba da tanti, tanti aspetti da approfondire, ma ovviamente noi la V Live è qua per questo, no?